Operazione della Polizia di Stato, squadra mobile di Cuneo contro il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Da Confesercenti a fine 2023 si prevede la chiusura di 4.500 attività di vendita. Continuano le polemiche per i lavori di riqualificazione di Piazza Europa Cuneo, diffida da Pronatura. Fervono i preparativi per Move to be Green, evento di sport di natura in Valle Gesso. Ben ritrovati, nuovo appuntamento con l'informazione di Telegranda. In apertura la cronaca con l'operazione della Polizia di Stato, squadra mobile di Cuneo, nei confronti di un sodalizio criminale dedito al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Sentiamo i dettagli nel primo servizio. La Polizia di Stato, nello specifico la squadra mobile di Cuneo, in collaborazione con le omologhe squadre mobili di Milano, Monza Brianza, Napoli e Perugia, coadiuvati dai militari della Guardia di Finanza, sta eseguendo numerose perquisizioni e misure cautelari personali nei confronti di un sodalizio criminale dedito al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Numerosi arresti sono avvenuti nella mattinata di martedì 16 maggio a seguito di indagini scattate dopo la denuncia di un imprenditore di Cuneo. L'imprenditore si era presentato in questura disconoscendo alcune pratiche di assunzione a suo nome. Da quella denuncia ha preso il via l'indagine che ha coinvolto anche altre zone d'Italia, dal nord al centro fino al sud del paese. A Milano l'operazione ha visto la collaborazione della Guardia di Finanza. Si tratta di una maxi operazione atta a smantellare un sodalizio criminale dedito al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. In provincia di Cuneo sono ben 4 gli arresti effettuati. I particolari al momento non sono ancora stati diffusi, si attendono aggiornamenti nelle prossime ore. Nella cronaca anche l'intervento dei vigili del fuoco di Alba durante la scorsa notte a Canale, dove un'auto è finita contro un palo dopo aver perso il controllo. Non sono state rese note le condizioni degli occupanti del mezzo. Sul posto, oltre ai pompieri, sono intervenuti gli operatori del 118 e i carabinieri, insieme ai tecnici Enel che si sono occupati del ripristino della rete elettrica. E ancora si segnala un incidente nelle scorse ore lungo Corso Asti ad Alba. Un'auto di Poste Italiane è andata a scontrarsi con uno scooter. Sul posto è intervenuta la polizia locale per i rilievi del caso e la regolazione del traffico particolarmente intenso in quelle ore, che ha subito rallentamenti. Il motociclista è stato soccorso da un'equipe del servizio regionale 118 e pare che le sue condizioni fortunatamente non siano gravi. Economia da Confesercenti, un dato rilevante: a fine 2023 si prevede la chiusura di circa 4.500 attività di vendita. Negli ultimi 2 anni il potere d'acquisto dei piemontesi è diminuito di oltre 540 euro per nucleo familiare, con ripercussioni sui negozi di vicinato. I negozi continuano a diminuire in Piemonte. Rispetto al 2019, a fine 2023 si conteranno quasi 4.500 attività di vendita in meno. Da qui al 2030 rischiano la chiusura altri 6.000 negozi, in media quasi 18 al giorno. Dopo lo stop imposto dalla pandemia, inflazione e caro energia stanno erodendo la capacità di spesa delle famiglie. Negli ultimi 2 anni il potere d'acquisto dei piemontesi è diminuito di oltre 540 euro per nucleo familiare, con ripercussioni sui negozi di vicinato. Emerge dallo studio di Confesercenti sul futuro della distribuzione commerciale. Nel 2023, spiega Confesercenti, il potere d'acquisto delle famiglie piemontesi subirà un'ulteriore riduzione di oltre 200 milioni di euro e la capacità di spesa raggiunta nel 2021 non sarà recuperata prima del 2027. Nel 2022 il volume delle vendite al dettaglio è calato dello 0,8%, i prodotti non alimentari sono aumentati dell'1,9%, ma quelli alimentari sono diminuiti del 4,2%. Tra gennaio e marzo le vendite alimentari sono scese in volume del 4,7%, quelle non alimentari dell'1,6%. Il calo è del 3%, alcuni settori superano di gran lunga la media, abbigliamento, macellerie, panetterie, edicole e cartolerie sono fra i settori più penalizzati.
Ancora uno sguardo alla cronaca, accaduto a Peveragno. Due cani sono stati abbandonati in strada, ma questa volta il responsabile non resterà impunito. Un residente, infatti, avendo assistito alla scena, è riuscito a prendere nota del numero di targa del veicolo da cui l'uomo ha fatto scendere gli animali e lo ha segnalato alle forze dell'ordine. In questo modo è stato possibile rintracciarlo e metterlo di fronte alle sue responsabilità. L'NNDC Animal Protection ha sporto denuncia per abbandono. Leggiamo parte della loro dichiarazione. Non bisogna restare a guardare o peggio girarsi dall'altra parte, bisogna farsi avanti e denunciare questi atti brutali. Chi commette questi reati conta proprio sul fatto di restare impunito perché non verrà scoperto, perché gli altri molto spesso rimangono indifferenti. Ma per fortuna da questo punto di vista le cose stanno cambiando e sempre più persone si dimostrano sensibili a temi e non accettano più comportamenti simili. L'abbandono è un gesto spietato e vigliacco e non ha alcun tipo di giustificazione. Voltiamo adesso pagina, continuano le polemiche riguardo i lavori di riqualificazione di Piazza Europa a Cuneo, giunta un'altra diffida in comune. Dai vertici comunali però si dichiarano tranquilli, soprattutto sul fatto di non essere in procinto di fare alcune azioni contro il verde pubblico. Anzi, sentiamo. Continuano le polemiche legate ai progetti su Piazza Europa a Cuneo. Dopo Legambiente, anche Pro Natura diffida la sindaca del capoluogo a procedere con il progetto di riqualificazione con la realizzazione del discusso parcheggio sotterraneo. Un'azione che però non smuove l'amministrazione comunale, la quale respinge con fermezza le paure suscitate. Dichiarano dai vertici: siamo sereni rispetto all'asta in corso. Si attende il giorno di scadenza dell'asta pubblica, il 19 maggio, e l'apertura delle buste, 24 maggio, con le offerte per l'acquisto di box, spazi auto e moto presso il parcheggio interrato di futura realizzazione in Piazza Europa. Se si fermerà la progettualità, i 3,3 milioni a disposizione attraverso il piano periferie non potranno più essere usati né per quel sito né per altri siti in città. È noto infatti che i finanziamenti sono sempre legati a un progetto ben definito e localizzato e non sono trasportabili su progettualità differenti. La diffida pervenuta l'11 maggio 2023 dal circolo Legambiente Cuneo e che paventa gravi rischi per la salute dei cittadini non contiene purtroppo riferimenti alle fonti e agli studi considerati, non spiega i metodi usati per il rilevamento dei dati e non è supportata da documentazione a comprova di quanto affermato. In merito alla specifica diffida pervenuta dall'Associazione Pro Natura, il Comune risponde: essendo Cuneo una città piena di verde, il progetto di riqualificazione della piazza non indebolirà il patrimonio arboreo, peraltro molto cresciuto negli ultimi mesi e anni. Sulla futura Piazza Europa sono previste vasche di verde pubblico con un'altezza del riporto di terra di 1 metro, con adeguati sistemi di drenaggio a protezione delle radici. Tale profondità di riporto è garanzia di vita per un numero consistente di piante di seconda e terza grandezza che potranno essere messe a dimora. Parliamo di ANPAS Open Day del Soccorso il 26 maggio a partire dalle ore 9 per tutta la giornata in piazza Umberto I e in piazza San Paolo a Dogliani. Si terrà l'Open Day del Soccorso che vedrà la partecipazione di circa 350 ragazze e ragazzi e le loro famiglie. Verrà allestita la Cittadella del Soccorso nella quale le associazioni, tra cui la padrona di casa, Associazione Volontari del Soccorso Dogliani, attraverso simulazioni daranno dimostrazione delle procedure di primo soccorso, con l'obiettivo di sensibilizzare sulle manovre salvavita, sulla catena di soccorso e di dare informazioni sul servizio di emergenza urgenza sanitaria. Una giornata di festa dedicata alle ragazze e ai ragazzi degli istituti scolastici che hanno aderito al progetto a scuola di primo soccorso e a tutta la popolazione. L'evento è infatti organizzato a conclusione dell'annuale progetto a scuola di primo soccorso promosso da ANPAS, Croce Rossa Italiana, Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia e patrocinio dell'ASL Cuneo 1, ASL Cuneo 2, Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale 118 e Numero Unico di Emergenza 112. Passiamo adesso all'attualità. Sta facendo molto discutere in queste ore il rifiuto del Papa di benedire un cane. Diverse le polemiche dal mondo animalista e non solo, abbiamo chiesto l'opinione dei cunesi. Si è tanto parlato nelle scorse ore del fatto che il Papa abbia sgridato una signora, non so se l'ha sentito parlare, che aveva il cane nel passeggino. Posso chiedere cosa ne pensa? Sono d'accordo col Papa.
Io penso che il Papa non abbia gridato proprio nessuno. Sono d'accordo con il cane. Beh, io ho quattro cani a casa, ho poco da dire, sa, perciò non so, sono creature di Dio come tutti. Ovvio, non sono un po' differenti da noi, ma sono una cosa molto importante. Ma io amo molto gli animali, ho tre cani e quattro gatti, quindi perché no? Non ci trovo niente di male a benedire un cane. Perché stiamo perdendo il senso logico delle cose. Per me non era da sgridare assolutamente, perché il cane, per me, almeno noi che abbiamo un animale in casa, è la cosa più bella che può esserci, quindi per noi è uno di famiglia, quindi avere cane nel passeggino per me è una cosa non sbagliata e non da sgridare. Dio ha creato gli animali perché ci servissero. Quello c'è scritto nell'antichità e anche adesso. Quindi, cosa ha fatto il Papa di male? Perché doveva essere benedetto anche lui come le persone, perché ricordiamo tante cose, sia i bambini, gli animali, e Gesù ha detto questo e tanti che... ha sbagliato, punto. Secondo lei chi aveva ragione? Giorno d'oggi la ragione è difficile calcolarla. Diciamo che ci va rispetto sia per le persone che per gli animali. Penso un parlare del genere per un cane e poi lasciamo morire le persone per la strada, non guardiamo, non diamo una mano alla gente. Se uno ha amore per gli animali, sicuramente ce l'avrà anche per gli uomini. Io Papa non ho sentito, mi dispiace, pure ti dica solo una cosa, cuneo troppo pulita sporcano solo i cani e quelle padrone che fanno finta. Fanno finta, verità quella, fanno finta che puliscono. Se non li vede non pulisca niente. E delle polemiche che ci sono state cosa pensa? Polemica, ormai si fa polemica su tutto, perciò ognuno può esprimere il proprio pensiero, ma tutti lo contestano sempre. Cretinate per riempire i giornali. Purtroppo a nessuno piace sentire cose che non ci piacciono. Secondo lei siamo esagerati nel rapportarci agli animali, tendiamo a umanizzarli troppo al giorno d'oggi? Per me sì. Ma veramente sono una componente importante, specialmente per gente anziana. Sono una compagnia che veramente i figli non danno quell'amore di un cane. In certe situazioni sì, perché sono sempre comunque animali, trattarli bene, ma sono sempre pure degli animali. Gli animali io ne ho sempre avuti, anche le mie nipotine hanno il cane, tutto un po', ma il cane da rispettare come essere vivente, ma non da portarlo come viene portato adesso. E che non bisogna mettergli né cappottini né tutte queste cose ridicole che secondo me mortificano anche l'animale, a mio parere. Poi io amo gli animali, li rispetto perché loro rispettano me, è tutto lì, semplicemente quello. Beh, da una parte dico di sì e da una parte dico di no, perché gli animali fanno parte della nostra famiglia, però non li metterei mai pari passo con i bambini. Li rispetto, li voglio bene, però un bambino è sempre un bambino, un cane è sempre un cane, per bene che voglio il cane, molto meglio, sempre di più bene al bambino. Io ripeto, ho un animale in casa e quindi mi trovo benissimo a umanizzare, preferisco quasi l'animale a tante persone che ci sono in giro al giorno d'oggi. Restiamo in ambito ambientale, dal 18 maggio al 1 giugno Racconigi ospiterà Racco Ecologia Attenti al Lupo, il primo festival dell'ambiente dedicato al rapporto tra elementi antropici e selvaggi. L'iniziativa verrà realizzata grazie al contributo dell'Ocsea e alla partnership con il Centro Cicogne e Anatidi di Racconigi, l'Area Protetta del Monviso, la Onlus Cani Lupus Italia e la Wildlife Initiative Italia, che si occupa delle specie animali da proteggere e preservare ai confini del mondo. Nel corso della manifestazione sarà presente Marco Galaverni, dottore di ricerca di biodiversità ed evoluzione all'Università di Bologna, che da oltre 12 anni studia il lupo in Italia e nel mondo, pubblicando articoli scientifici per riviste internazionali. Già collaboratore di ricerca in ISPRA, Galaverni è ora direttore del programma OASI del WWF Italia. Torniamo a Cuneo, all'ITIS del Pozzo, sono in corso i Career Days, giornate in cui le aziende incontrano gli studenti di quinta per il futuro inserimento nel mondo del lavoro. Vediamo. Career Days all'ITIS di Cuneo, momento importante per far incontrare quello che è il mondo del lavoro, le aziende con gli studenti al quinto anno.
Sì, questo è il nostro ultimo appuntamento insomma dell'annata e anche il momento conclusivo del percorso triennale di PCTO che fanno i nostri ragazzi. È un percorso studiato appunto cercando di individuare un po' le vocazioni dei ragazzi e cercando di farli avvicinare in maniera un po' soft al mondo del lavoro. Quindi in queste giornate, sono tre giornate in cui gli studenti di Quinta potranno cimentarsi in un vero e proprio colloquio con le aziende del territorio che preventivamente si sono presentate direttamente a loro mostrando le caratteristiche delle loro aziende. Ecco, è un'iniziativa che è già stata sperimentata con Reprofitto negli scorsi anni. Sì, è un'iniziativa che da noi è partita nell'anno scolastico 2017-2018, poi c'è stata una piccola interruzione causa Covid, però l'esperienza è piaciuta molto e quindi abbiamo cercato di riproporla. Ogni anno ovviamente il numero di aziende cresce, il numero di colloqui cresce, però essendo un appuntamento importante, insomma, l'impegno della scuola è giustamente messo al servizio degli nostri studenti. Anche perché spesso una difficoltà è proprio quella dell'incontro tra domande e offerta di lavoro. Sì, l'incontro poi da parte dei ragazzi è un'esperienza significativa, ma che loro in un primo momento accolgono con un po' di titubanza. È un primo incontro al di fuori del mondo scolastico, insomma, crea sempre una certa apprensione. Eppure dopo i primi colloqui vediamo che sono loro a chiederci se possono partecipare ad ulteriori colloqui, quindi questo ci fa capire che sta funzionando bene. Cosa cercano maggiormente anche dal punto di vista, perché non caratteriale, le aziende in un ragazzo? Beh, attualmente le caratteristiche più ricercate sono la creatività, la capacità di lavorare in team e quindi anche la capacità di mettersi in gioco, insomma, in tutti i sensi. Passiamo agli appuntamenti. Fervono i preparativi in Valle Gesso per la nuova e innovativa Move to be Green. Scopriamo di cosa si tratta. Il 27 e 28 maggio in Valle Gesso si svolgerà Move to be Green Sportivi per Natura, prima edizione di una manifestazione che valorizza gli sport outdoor del territorio, l'approccio dolce all'ambiente fragile e di elevata biodiversità del Parco Naturale delle Alpi Marittime, la più estesa area protetta di tutto il Piemonte. Un intero fine settimana di proposte di escursione, passeggiate con i muli, arrampicate, gite in mountain bike, oltre a podismo, attività divertenti, educative e in alcuni casi addirittura ad alto tasso di adrenalina per adulti, ragazzi e bambini. Due giornate intere per star bene, sentirsi accolti, vivere la natura, ascoltare, osservare, assaggiare ed incontrare persone speciali. Una due giorni dedicata all'outdoor e Valle Gesso. L'outdoor negli ultimi anni è diventato uno dei punti di riferimento del nostro territorio, uno dei punti di diamante proprio della promozione turistica del territorio cuneese. Più che mai nel periodo di Covid abbiamo veramente scoperto e toccato con mano quanto il valore della montagna, soprattutto nella parte estiva, fosse un valore così importante per la crescita turistica del territorio. La Valle Gesso è parte importante della compagine sociale dell'ADL. All'interno della nostra compagine sociale abbiamo sia il Parco Marittime che il Comune di Antracco che il Comune di Valliere, quindi sicuramente una valle molto importante, molto rappresentata all'interno della nostra compagine sociale. All'interno di questa valle poi appunto abbiamo la sede del Parco Marittime, uno dei fiori all'occhiello del nostro territorio, quindi per noi è molto importante oggi poter avere questa sinergia di questa presentazione di questi due giorni dedicata all'outdoor qui all'interno della sede dell'ADL e poter comunicare con loro attraverso la nostra comunicazione per promuovere un evento così importante. Un'iniziativa importante per la Valle Gesso, la nostra valle del Parco Alpi Marittime, insieme alla Valle Stura e alla Valle Vermenagna, un'organizzazione degli operatori della Valle Gesso, o in particolare delle operatrici, perché sono tutte donne che sono dei cicloni molto brave a organizzare, molto brave nella struttura, perché sono praticamente inserite nella nostra struttura del parco e sono operatrici turistiche importanti. In concreto come si declinerà? Una due giorni in cui i turisti, i visitatori saranno protagonisti. Dagli 0 agli 80 anni la Valle Gesso sarà pronta ad accoglierli e a farli partecipare alle nostre iniziative. Ecco, iniziative che sono anche una vetrina poi per il turismo e per il territorio. Assolutamente, per la stagione estiva che è già iniziata, ma per la maggior parte dei rifugi inizierà nel mese di giugno. L'associazione Ecoturismo e Marittime è nata nel 2002 per volere del parco
che ha sottoscritto in quell'occasione, primo parco in Italia ad ottenere la Carta Europea del Turismo Ecosostenibile, e ha sottoscritto assieme ai comuni e ad alcuni operatori della valle e del territorio che ne condividevano i principi, ha sottoscritto la Carta Europea e da lì è partita l'Associazione Ecoturismo e Marittime. Scopo principale dell'associazione è sostenere il territorio, promuovere il territorio facendo rete e sistema tra gli operatori e il pubblico, il comune e il parco. Oggi presentano questa manifestazione fortemente voluta dagli operatori di ecoturismo e aiutata e promossa anche dal parco e dai comuni. E diciamo che è il miglior modo per dimostrare che Associazione Ecoturismo, malgrado Covid, malgrado alluvioni, è ancora ben attiva, ben presente e ben viva sul territorio. Ci spostiamo a Bra. Lunedì 29 maggio prenderanno il via i lavori di restauro della tettoia in ferro dell'area mercatale di Piazza Giolitti. La storica struttura si rende necessario procedere alla pulizia delle superfici metalliche e alla loro ritinteggiatura, in accordo con la sovrintendenza, nonché al posizionamento di una nuova rete di protezione sotto la struttura che impedisca la sporcizia da parte dei volatili. Il costo complessivo dell'intervento è di 150.000 euro, che saranno coperti mediante fondi comunali. La conclusione dei lavori è prevista per la fine del prossimo mese di luglio. Durante tutta la durata dei lavori sarà vietato il parcheggio sotto la tettoia e nelle immediate vicinanze, in quanto spazio destinate ad aree di cantiere. Il mercato settimanale che si tiene sotto la tettoia metallica nelle mattine di mercoledì, venerdì e sabato verrà trasferito per tutta la durata dei lavori sotto alla tettoia in cemento armato presente a lato di Piazza Giolitti. Per maggiori informazioni naturalmente è possibile contattare l'ufficio comunale. E manca davvero pochissimo al passaggio del Giro d'Italia sul territorio della Granda. Restiamo proprio a Bra, perché dopo aver approfondito il passaggio nel comune di Ceresole, oggi ci occupiamo proprio di Bra. Sentiamo. Dopo 24 anni di assenza, il 18 maggio 2023 il Giro d'Italia torna a Bra con la partenza della 12ª tappa Bra-Rivoli. Un grande ritorno atteso e unico in provincia, presentato ufficialmente sotto la zizzola. La partenza della tappa Bra-Rivoli sarà un memorabile evento sportivo e agonistico, ma anche una grande festa, oltre che una straordinaria opportunità di promozione e visibilità per Bra e tutto il territorio. Basti pensare che saranno circa 200 i paesi di 5 continenti collegati attraverso 17 emittenti TV per oltre 110 ore di diretta televisiva. La Bra-Rivoli si correrà su una distanza di 179 km e un dislivello di 2.300 metri, contraddistinta dagli organizzatori con 3 stellette, media difficoltà. Una tappa completa dove sono presenti pianura, collina e media montagna. Un percorso che nella prima parte, quella nella provincia di Cuneo, si snoda in uno scenario da favola, le Langhe e il Roero, patrimonio UNESCO dal 2014, con strade costeggiate da immensi vigneti. In occasione dell'arrivo della carovana del Giro, l'intera città si vestirà di rosa. Il quartier generale dalla partenza sarà nel cuore del centro storico cittadino. Dopo l'incolonnamento e il via ufficioso previsto intorno alle 12.45, i corridori sfileranno in via Pollenzo, via Vittorio Emanuele, via Cavour, via Principi di Piemonte, via Fratelli Carando, per poi uscire dal centro e dirigersi verso la frazione di Pollenzo, dove una volta passato l'abitato troveranno il chilometro zero e ci sarà il via ufficiale della tappa. La festa per il grande evento però prenderà il via già dalla sera precedente, quando la città della Zizzola celebrerà l'arrivo della carovana rosa con un momento di festa che prenderà avvio alle 21 in piazza Carlo Alberto. Per permettere lo svolgimento della festa verrà disposto il divieto di transito e di sosta su tutta piazza Carlo Alberto a partire dalle 18 di mercoledì 17 maggio e fino dopo alla partenza della corsa. E sempre in occasione della tappa Bra-Rivoli di 179 km, anche il comune di Carmagnola sarà interessato da ciclisti di passaggio in città. Traffico chiuso dalle ore 12 alle ore 15.30.
Per quanto riguarda il tratto urbano, i ciclisti arriveranno in città successivamente al passaggio per Ceresole d'Alba, transitando per la provinciale 661, via Sommariva, via Poirino, via Torino, per dirigersi poi verso il comune di Carignano nel Torinese. Il passaggio avverrà tra le ore 14:48 e 15 a seconda della media oraria tenuta dai corridori. Al fine di consentire il passaggio in sicurezza dei ciclisti, saranno istituiti divieti di transito e sosta lungo il percorso di gara, insistente sul territorio cittadino, indicativamente appunto dalle ore 12 alle 15:30, in maniera tale che nessun mezzo motorizzato possa percorrere o attraversare il tragitto. Ed è notizia di poche ore fa, ci saranno anche le scuole chiuse nel comune di Carmagnola, i plessi siti sul territorio comunale dell'Istituto Valdessano Roccati, primaria di Casanova e Cavalleri, Levi e Raineri appartenenti al comprensivo Carmagnola 1, plesso della secondaria di primo grado ex convitto appartenente al comprensivo Carmagnola 2 e ancora l'asilo di infanzia Ronco, capoluogo infanzia, capoluogo primaria, secondaria di primo grado in via Marconi, Tuninetti infanzia e primaria appartenente al comprensivo Carmagnola 3. Infine la scuola dell'infanzia Gian Mirò chiuderà anticipatamente alle ore 11:40 e presso i suddetti plessi scolastici potranno essere svolte le funzioni di segreteria e del personale non docente. Con queste segnalazioni si conclude questa edizione del telegiornale, vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia e come sempre vi auguro un buon proseguimento con i programmi di Telegranda.